Amici criptoinvestitori, buonasera a tutti quanti e ben ritrovati al nostro appuntamento del venerdì, il secondo della settimana, dove andiamo a osservare tutti insieme i grafici, il mercato e le cose interessanti che succedono o sono successe in questi giorni nel fantastico mondo delle cripto. Come sempre vi voglio belli carichi, belli gasati e belli sul pezzo, perché anche se in questi giorni Bitcoin non è che stia facendo chissà che cosa, perché sta lateralizzando nel solito range, insomma non si può certo dire che siano giorni interessanti dal punto di vista del trading, siamo un po' sempre lì, però l'ecosistema va avanti, il mondo cripto va avanti, la DeFi va avanti e ogni tanto si presenta qualche nuovo progetto interessante, che dire. Noi andremo magari trasversalmente anche a vedere al di là del trading, ora che la DeFi è molto calda, e ho deciso di introdurvi magari un po' alla volta, cercando di non esagerare con la complessità delle tematiche, qualcosa sullo yield farming, sui metodi per guadagnare con la DeFi, anche in maniera un pelino speculativa, quindi proveremo ad affrontare un po' appunto anche questi temi, sempre attenzione rimanendo con i piedi per terra, perché è fondamentale non farsi prendere dalla FOMO, che altrimenti è molto alta. Mi fa piacere innanzitutto che ieri abbiate apprezzato molto il mio video, in particolare la camicia che mettevo, ma sono sicuro che qualcuno di voi l'aveva già vista in live, perché mi avevate già preso in giro a dovere durante il live, ma aveva portato bene tra l'altro, perché ricordo che quando avevo su quella camicia l'ultima volta, poi c'è stata una bella bull run, vuoi che magari ho gasato anche Bitcoin, qualcuno mi ha chiamato Magnum BTC e mi è piaciuta molto, tra l'altro qualcuno se n'è uscito dicendomi che sono il sosia di Saul Goodman, che non me l'aveva mai detto nessuno. Ultimamente siete veramente veramente fantasiosi, comunque mi piacete così, continuate così perché siete la community più gasata del web. Detto questo, mi raccomando, anche oggi come sempre vi incentivo a partecipare alla chat, perché questi appuntamenti sono fatti apposta per avere comunicazione bidirezionale, quindi voi che chiedete a me, io che rispondo a voi, se avete dei dubbi questa è l'occasione giusta per pormeli, su grafici, su qualsiasi cosa, dalla domanda più banale alla domanda più complicata, perché vi ricordo che in questa community non esistono domande stupide, quindi anche se mi volete chiedere qualcosa da neofita, fatelo senza problemi, perché non siete soli, i neofiti sono forse più importanti dei professionisti e dei pro per l'appunto, perché sono quelli che devono essere accompagnati un po' di più in questo fantastico mondo delle cripto, e a me piacerebbe che la nostra community lo facesse, proprio per evitargli fregature, per evitare i classici errori da principianti nel trading, nell'investimento, ma anche nell'approccio col mondo dei Bitcoin, e ovviamente che finiscano in pasto agli scammer. Detto questo, iniziamo subito, oserei dire, con le vostre domande, che vedo qualcosa è già arrivato, spero di vedervi belli partecipi anche oggi, che non è, come dire, particolarmente interessante il mercato, ve l'ho detto, ho buttato un occhio su Tron prima, nell'analisi che ho condiviso su Telegram, però anche cercare degli spunti forzati, insomma, non è per forza interessante e utile, perché a volte è meglio stare a guardare che altro, e questo lo vediamo poi quando esaminiamo il grafico di Bitcoin da vicino. Buonasera, ciao Luca, ciao a tutti, grandissimi, mi piacete un sacco, buonasera a tutti, buonasera anche a voi. Aiuto, BTS USDT come lo vedi? Lo andiamo a vedere tra poco, non avevo visto, non l'ho mai visto, BTS cos'è? BitShares? Non ho ben presente, sapete che sulle altcoins cado un po' impreparato talvolta, sono ancora un po' ignorantino. Ciao Luca, hai visto come sta pompando Celsius Network? E pensare che da quando facesti il video sto holdando il loro token, ma sai che io invece no, qualcosa ce l'ho di Celsius Network, perché una parte dell'interno interesse, mi sa che inizialmente l'avevo preso in sell e da allora li ho sempre tenuti lì, non li ho mai mossi, quindi sto parlando veramente di briciole, di un dust di sell, però non ho visto che sta pompando, ma come mai? È uscita qualche notizia interessante? Io ultimamente non ho più letto molto su Celsius, se non che continua ovviamente a fornire il servizio in maniera impeccabile, io lo continuo ad utilizzare, effettivamente caspita, non sta andando affatto male,
tra l'altro, se vi ricordate, avevamo fatto tempo addietro un'analisi, evidenziando, questo clusterino come eventuale punto d'ingresso, insomma all'incirca 3200 satoshi, però credo che, lo stop loss io l'avrei messo sotto al low precedente, o magari avrei anche rischiato mettendolo lì, beh, nel caso mi sarebbe stato sbranato. Comunque io ve l'ho detto, non ho investito né speculato su questa coin, speculato no, perché appunto ha un po' la pecca dell'essere illiquida, tra l'altro qua su HitBTC, che è un exchange che per me è l'anticristo, che non lo userei nemmeno sotto tortura, però è l'unico, ahimè, che mostra il grafico sell BTC, e magari su altri exchange non ha queste wicks, su queste Scam X, come si suol dire. A proposito di SeFi, tra l'altro, ora che me lo fai venire in mente, non so se l'avevo già detto, forse sì, ma Pax Gold, BlockFi ha introdotto la possibilità di fare, di ottenere rendita passiva su Pax Gold, il 4% annualizzato, che è interessante per chi magari vuole detenere il token Pax Gold, che vi ricordo il valore è peggato, è legato al prezzo dell'oro, quindi è un metodo smart per detenere oro nel proprio portafoglio investimenti, e perché è liquido, insomma, avevo fatto un video a riguardo, e inoltre si può mettere a rendita al 4% annualizzato senza vincoli, insomma, su BlockFi, che mi auguro conosciate perché ci ho fatto il video un po' di tempo fa. Andiamo avanti con le domande. Allora, chiuso adesso il tuo video sulle strategie di hedging, grande, ti è piaciuto? Cosa ne pensi? Mi piace anche avere ogni tanto qualche feedback, e a tal proposito mi piacerebbe tra poco, adesso devo capire ancora il come, se creare una casella mail apposita o magari un form, mi piacerebbe aprire appunto una sorta di casella mail, un punto al quale voi potete scrivere per richiedere uno specifico video, quindi per dirmi, che ne so, ciao Luca, mi piacerebbe molto che tu faccia un video su Sushi Swap, per dirne uno, oppure ciao Luca, mi interesserebbe, sono neofita, mi interesserebbe meglio capire la differenza tra paper wallet e hardware wallet, qualsiasi cosa, insomma, mi piacerebbe sentire un po' i vostri feedback, e quindi perché no, adesso ci penserò come metterla giù. Ciao a tutti, grandi, mi piace anche quando arrivate e salutate, mi fa sentire di più questo gruppo come una community. Subito una domanda, sul video di ieri su Binance, video interessantissimo e completo, e ti ringrazio, ho visto che non mi dà la possibilità di fare lo staking di USDT su Curve, come mai? Dunque, bella domanda, non te lo saprei dire, ma solo oggi o non te l'ha mai data, perché effettivamente è strano, visto che Curve ha i pool che non dovrebbero essere cappati. Magari è un momento di manutenzione di Binance, insomma, Curve appunto, ad esempio, cioè, ci sono alcuni strumenti di alcune piattaforme DeFi che hanno un cap massimo, che quando hanno abbastanza liquidità, insomma, chiudono la baracca finché qualcuno non preleva, ma non è il caso di Curve, che i suoi pool di stablecoin sono giganteschi, alcuni hanno un miliardo quasi, o forse anche di più, di liquidità, non ricordo bene, e quindi mi sembra strano, forse è un attimino di maintenance, di manutenzione di Binance, mi viene da pensare. In ogni caso spendo anche due paroline sul video di ieri, che molti di voi mi hanno ringraziato, mi hanno detto che mancava qualcosina, ed effettivamente è vero, ad esempio i double savings e il liquid swap mancavano, ma volutamente li ho lasciati un po' da parte perché volevo fare un video dedicato ai neofiti, che è una cosa che a volte mi rendo conto sottovaluto, no? A volte tendo a dare per scontato che le persone sappiano già certe cose, e a volte dico, ma perché, insomma, come eri tu 2 anni fa, 3 anni fa, quando hai appena iniziato? Certe cose le avresti volute sapere. Allora sto cercando anche di mettermi nell'ottica di chi magari sta arrivando adesso e vuole qualche informazione che altrimenti tenderei a dare per scontata, e quindi ho deciso di fare un semplice video dedicato a chi vuole crearsi una piccola rendita utilizzando una piattaforma sicura come Binance, magari sacrificando alcuni concetti un po' più avanzati come la decentralizzazione, lo staking improprio, insomma
per veramente l'utente più neofita che esista, e quelle due possibilità che sono il double savings e il liquid swap sono un tantino più pro, e quindi magari li tratteremo in futuro. Buonasera Luca, buonasera Ciurma, grandissimi cripto amici, ciao Donkt anche a te, ben ritrovato, ciao a tutti, complimenti per il video di ieri, grazie mille, mi gasi un sacco, ciao Luca, ho fatto all-in su sushi, grande, proprio oggi che ha dampato ancora, sushi adesso me lo sto studiando molto, no, ha dampato, un cavolo ha dampato, ha pompato, ma quando? 2 ore fa. È iniziato a pompare. Il buon vecchio Sam ci avrà messo dentro le mani. La saga di sushi è una delle cose più belle che siano successe nell'ultimo periodo. Non so se qualcuno di voi l'ha seguita, ma è veramente una storia incredibile. Non so se avete letto il post che avevo fatto su Telegram ieri, mi pare, l'avevo condiviso, dove in sostanza avevo raccontato com'è nato sushi e che cos'è il cosiddetto Vampire Attack, che ve lo spiego adesso in due parole, giusto per darvi questa piccola curiosità. Nel mondo della DeFi, che adesso va tantissimo di moda, in sostanza nascono questi protocolli che sono i DEX, che hanno lo scopo di avere dei pool di liquidità condivisa, permettere ovviamente a chi mette liquidità di guadagnare qualcosina e a chi li utilizza per fare trading, appunto, di scambiare una coin con un'altra. Sono tutti quanti open source perché sono degli smart contract sulla blockchain Ethereum, e quindi insomma qual è la loro debolezza? Quello che è successo a Uniswap è stato proprio questo: loro sono open source, visibili da tutti, è arrivato qualcuno, ha detto sa, facciamo una bella copia di Uniswap e mettiamoci qualche incentivo in più per i liquidity provider. Quindi che cosa hanno deciso? Hanno deciso di creare questo token sushi da erogare a coloro che migrassero la loro liquidità da Uniswap a SushiSwap, e questo si chiama per l'appunto Vampire Attack, che è uno degli scenari più conosciuti, più comuni, che se ne vedranno secondo me veramente tanti in futuro nel mondo della DeFi e in particolare nel mondo appunto dei liquidity pools, proprio perché la liquidità migra laddove c'è l'incentivo maggiore a detenerla. Chiaramente io utente voglio dare liquidità, dov'è che la do? Dove guadagno 5 o dove guadagno 10? A parità di sicurezza ovviamente, che domande, dove guadagno 10? E quindi chi riesce a magnetizzare la liquidità sulla propria piattaforma, poi superando la massa critica, dato che liquidità chiama liquidità, perché poi dal punto di vista del trader l'utilizzo di una piattaforma DeFi ovviamente ha come primo prima caratteristica indispensabile l'avere basso slippage, quindi alta liquidità, capite bene che in un attimo si svuota una piattaforma in favore di un'altra, ed è il motivo per cui Uniswap ha perso 1 miliardo e qualcosa di dollari di controvalore di TVL, di liquidità appunto bloccata su di esso a favore di SushiSwap. E poi SushiSwap insomma è passato nelle mani di Sam, di FTX, che sta modificando adesso le tokenomics di Sushi perché altrimenti è iperinflattivo, insomma c'è veramente tanto. Adesso magari ne parleremo in futuro in un video dedicato, perché altrimenti potrei parlarne per ore. Io mi sono guardato un sacco di video, mi sono letto un po' di articoli su questo, perché è affascinante come storia. Secondo me vale la pena approfondirla, ma non tanto per comprare sushi, investire in sushi, ok, ma solo per conoscere come funziona il mondo della DeFi, luci e ombre del mondo della DeFi. Andiamo avanti, allora, dove siamo arrivati? Eccoci qua. Ciao Luca, buonasera a tutti, ma ciao a te. Ciao, oggi ti ho scritto di Young, ma non mi hai risposto, ma che ne pensi? Non lo so, mi sa che oggi sono stato un po' di corsa, non ho letto molti messaggi, molte cose. Oddio, a parte un messaggio sì l'ho letto, non so se eri tu, spero di no, perché qualcuno stava cercando di shillarmi un referral link di Young Platform per farmi iscrivere, credo, così se lui arrivava a 10 aveva le fees gratuite. Adesso credo che stiamo facendo uno schema di questo tipo. In tal caso, vai a te se lo rifai, perché altrimenti ti banno immediatamente. Mica siamo fessi a farci scappare simili opportunità. No. Ciao, video utilissimo quello su Binance, grazie mille, grazie a te. Luca, quando fai video su SushiSwap? Tac, eccolo, ma toglietemi sta curiosità, vi interesserebbe oppure no? Perché non riesco a capire, insomma, qualcuno mi ha detto, ma no, lascia perdere, qualcuno, che avevo fatto il sondaggio su Telegram l'altro giorno, e qualcuno mi ha detto, sì, fallo, adesso sapete cosa faccio? Un bel sondaggione qua su Twitch, già, perché così me lo dite
anche voi, abbiamo un bel feedback in più. Allora, vi sbatto subito sul muso il sondaggio, poi continuiamo con le domande mentre voi rispondete. Abbiate un secondo di pazienza, eh. Allora, video su Sushi Swap. Sì? No? Si mangia? So che adesso risponderete tutti si mangia, però vabbè, ce lo metto lo stesso. Bene, votate, menu a tendina sopra la chat per votare e insomma, ditemi quello che ne pensate. Comprate oldate fino alla morte. Che cosa? Bitcoin, spero, non sushi. Ho rivenduto ieri i libri delle superiori, ho reinvestito quei 150 euro in USDT per aspettare un buon momento per entrare. Bravo, bella idea, sia utilizzare un capitale che sarebbe stato sprecato, perché i libri, sì, i libri sono sempre un bene di valore, ma i libri delle superiori non credo ti capiti di nuovo di utilizzarli, e quindi hai fatto un'ottima mossa, complimenti, bell'esempio. Ciao a tutti, ciao Giuseppe, ben ritrovato, ciao Luke. Ogni tanto qui vi scillo che per tutto il mese di settembre ancora c'è lo sconto del 20% sulle taker fees, quindi i market order su Bybit, che è l'exchange per operare long o short in leva su Bitcoin, Ether, EOS, Ripple, non ricordo cos'ha, forse basta, con collaterali le coin stesse. E sapete che io collaboro con loro, quindi vi offro ogni tanto qualche promo, qualche sconto. Se usate il mio referral link o l'avete usato in passato e siete già iscritti con quello, avete il 20% di sconto per il mese di settembre. LRC un occhio? Assolutamente sì, perché oggi è pompato. Tra l'altro Loopring è interessante, assolutamente interessante, perché è l'unico DEX al momento che implementa le ZK Rollups, che è un metodo avanzato di raggruppamento delle transazioni sulla blockchain Ethereum per spendere meno gas, quindi in sostanza è il DEX a gas fees più basso in circolazione. Ciao Luca, sono entrato long su Serum Bitcoin, dato il livello di accumulazione tra 22.300 e 21.000 sat e triangolo, take profit in corrispondenza dell'high precedente, cosa ne pensi? Guarda, facciamo un'eccezione perché normalmente direi lo andiamo a vedere dopo, però visto che c'è un setup così completo lo andiamo a vedere subito. Allora, immagino che l'area di accumulazione sia questa, vediamo, 22.003, vediamo, è la stessa che dicevi tu, direi proprio di sì, e triangolo, dunque il triangolo, ok, giustissimo, questo qua, questo triangolo che è ancora più evidente con buona probabilità su un time frame minore, andiamo a vedere le 4 ore, opla, assolutamente sì, guarda, sulle 4 ore si configura proprio in questa maniera. Ti direi che è un setup assolutamente che ci sta, con stop loss, vediamo, lo metto io e vediamo se poi è lo stesso. Lo stop loss lo avrei messo da qualche parte, più o meno forse qui per farlo aggressivo, o altrimenti più in basso, forse sotto a questo, però credo che una posizione come questa può avere più senso, visto che si basa comunque su un pattern nell'intraday, metterlo sotto ai 19.000, vediamo se ci ho beccato. Non è specificato lo stop loss, manca lo stop loss, manca lo stop loss e take profit in corrispondenza dell'high precedente, quindi qui sì, ci sta anche un primo take profit, anche se vuoi sapere la mia, se dovessimo ritornare a toccare quei livelli lì, una parte trend follower la terrei, perché nel caso di price discovery, insomma, ne potremmo vedere delle belle. Poi vabbè, io sono forse un po' di parte su Serum, però è una buona idea. Manca lo stop loss e magari anche il capitale a rischio, se proprio vogliamo fare i pro trader, insomma. Però grazie per la tua condivisione. Stop loss sotto la shadow più lunga precedente, ottimo, quindi sì, più o meno direi che ci siamo, 19.000 sat o dintorni. Bene, grazie per la condivisione, mi piacciono queste domande. Tra l'altro avevo fatto un setup simile proprio su Tron, proprio prima, eccolo. Vedete che abbiamo, non mi ha neanche salvato il grafico, però lo avevo condiviso su Telegram, abbiamo il break
sul settimanale, guardate che bello. Oggi sto mischiando un po' tutto, grafici, domande, via, tutto, oggi va così, all'improvvisazione. Tron, che ultimamente sta spingendo, si sta accaparrando un po' il mercato DeFi, anche lei, il buon vecchio Giustino di Trend, non se ne perde uno, manco morto. E dunque, vedete che abbiamo questa area che è un livello chiave, clusterino di prezzo qui, pool di liquidità qui e basta, in sostanza. È stato attaccato con una violenza mostruosa, guardate questa shadow, che è veramente qualcosa di fuori di testa, e poi un bel assorbimento, non benissimo in verità. Poi però siamo rimasti a gravitare qui sopra, ok? Quindi ci sta andare magari a zoomare sul daily e a vedere se c'è un setup interessante tipo sto triangolino. Quindi anche in questo caso si può aprire una posizione anticipatrice con entry che va dal livello attuale al supporto stesso e stop loss eventualmente qua sotto. Io non l'ho aperta perché sono già esposto a sufficienza in altcoins per i miei gusti, però seguo per interesse. È una posizione un po' aggressiva, speculativa, e basta, insomma, si basa su un supporto su high time frame, sul settimanale a 300 sat e un pattern, poi la price action, quindi su low time frame, che nel nostro caso è il daily. Togliamo tutta sta schifezza e continuiamo con le vostre domande per non fare troppo casino. Allora, dov'è? Lo vedi un triangolo discendente violato in Bitcoin nel grafico a 4 ore? Vediamo, visto che oggi mischiamo tutto, vediamo anche questo. 4 ore, triangolo discendente. Dove? Dov'è? In realtà non mi sembra di vedere triangoli neanche sulle 4 ore. Il Bitcoin adesso si sta muovendo dentro a questo range, insomma, mi sembra che tutti, qualsiasi altro pattern sia forse un pelino forzato, c'è un po' di pesca di liquidità qua sotto, qualche attacco anche sopra, ma anche cercare di fare cose di questo tipo, non lo so, mi sembra forse un attimino forzato, no? Non lo so, cosa ne pensate anche voi? Io la vedo un po' così. Allora, ciao a tutti, ciao Luca, ciao Valerio, ben ritrovato anche a te. Accumuliamo, bravissimi. Ciao Luke, che importanza dai a un clusterino intermedio rispetto a un supporto e resistenza, e soprattutto come differisce l'operatività ogni volta che il prezzo lo approccia, prima volta, seconda volta? Grazie. Bellissima domanda. Tu ogni tanto arrivi qua, spari la tua domanda e poi fai il lurker. E bravo, perché fai sempre delle domande che ci stanno. Bravo Giuseppe, ti rispondo subito. Allora, in realtà un cluster di prezzo io di solito lo ritengo più significativo di un supporto o una resistenza. Ti faccio un esempio anche che forse si capisce un po' meglio. Guarda, ad esempio qua avevamo questo livello qua, questo cluster qua, che per me era una zona molto importante per definire questo range, a differenza, supponiamo, di questo livello qui, che invece può essere la resistenza, ok? Che cosa cambia? Di solito, intanto, come si genera un cluster e qual è il suo senso? Il senso è che comunque in una candela molto ristretta, con magari un po' di fuoriuscite dalle shadows, si concentra tanto volume. Questa è un po' la caratteristica principale del cluster, ok? E significa che in quel rettangolino lì si muove, cioè ci sono tante operazioni che vengono fatte, e questo va a creare una sorta di cioè immaginatevi proprio il mercato, molti trader, molti operatori comprano e vendono a quel prezzo, quindi si setta un po' su quel prezzo lì sul breve, e tanto più succede, quindi se magari, come ad esempio in questo caso, se questa lateralizzazione adesso si risolvesse in qualche modo in su o in giù, questo diventerebbe un clusterone, non è il classico cluster, e magari è più difficile operarci rispetto a un cluster di questo tipo che è più delineato, però diventa estremamente significativo per i futuri approcci, proprio perché crea un'area nella quale è stato accettato per un certo tempo un livello di prezzo, e diventa molto significativo, che è il caso del clusterino di cui parliamo, durante un forte trend, ok? Abbiamo un impulso rialzista o ribassista molto forte, la candelina di cluster e poi una continuazione. Quella candelina lì per un attimo ha messo in pausa il trend e assume un forte significato. Come rispetto alla semplice supporto resistenza, che invece ha un prezzo che viene testato e poi respinge, banalmente. Entrambi sono importanti, tanto poi ci sarebbe da contestualizzare, perché se il supporto resistenza, ad esempio, riceve un colpo puntiforme, cioè crea una struttura puntiforme, oppure viene testato 5 volte e poi viene rotto, diventa ovviamente più significativo. Però a parità, diciamo,
diciamo di condizioni, quindi un supporto o resistenza neoformato e un cluster neoformato, io solitamente il cluster lo reputo più interessante. Questo, tra l'altro, il cluster, oltre che fungere da semplice livello di prezzo che può essere dove andare ad aprire un ordine, mettere un long o uno short, osservare la reazione del prezzo, mi aiuta anche nel definire la struttura, perché se vado a cercare il cluster ad esempio su un time frame settimanale, poi posso andare a individuare ad esempio sopra o sotto il cluster la price action su un time frame minore, e il cluster mi dà il bias, ovvero se vedo una struttura di cui il cluster fa da supporto, allora sul time frame inferiore cercherò magari dei long perché ho un bias rialzista. Viceversa, se il cluster viene invalidato, si dimostra debole, non offre liquidità in domanda ma viene subito assorbito, eccetera eccetera eccetera. Un esempio, adesso questo cluster che prima ha fatto da aspettate che tolgo un po' di schifo, questo cluster che prima ha fatto da supporto, ok, vedete la liquidità in domanda che è nata qui, vabbè, è stato quasi toccato, qui neanche, adesso è stato bucato clamorosamente, quindi adesso si comporterà come una resistenza e sarà importantissimo vedere come il prezzo ci reagisce proiettandoci avanti nell'analisi di Bitcoin. E questo ci porta alla tua seconda domanda, Giuseppe, ovvero come ci si comporta a seguito di 1, 2, 3 n test di un livello. La risposta che do io, l'operatività che ne faccio io a riguardo, è si riassume con la frase first test, best test. Cosa vuol dire? Vuol dire che il primo test di un livello chiave, cluster o supporto resistenza che sia, è quello più significativo e con la maggior probabilità che il cluster barra supporto barra resistenza si comporti come da programma. Poi ogni test successivo riduce la possibilità che il cluster faccia il suo lavoro. Per quale motivo? Perché immaginatevi il cluster non come una linea a caso tirata su un grafico, ha un motivo. Il motivo è che adesso abbiamo bucato questo livello in maniera veramente, ve l'ho detto, come burro, ok? Come un coltello nel burro. E quindi adesso qua si annideranno take profit, perché ovviamente questo livello ha fatto da pool di liquidità in passato, si annideranno degli shorters pronti a entrare proprio lì, si anniderà insomma tanta altra liquidità in offerta in questo caso. Ed è da lì che ovviamente nasce il termine resistenza, cioè una resistenza è tale non perché appunto c'è una riga a caso sul grafico, qualcuno dice che l'analisi tecnica dice così, ma semplicemente perché si tende, per un motivo banale di seguire la struttura del grafico, seguire quali sono i livelli ideali per entrare o uscire al mercato. Non è che la gente deve entrare qui a mezz'aria senza un particolare motivo. Sì, qualcuno lo fa, ma la maggioranza aspetta i livelli chiave e pertanto si genera la resistenza. Tante più volte viene attaccata questa resistenza e tanta più la liquidità viene mangiata, ok? Se prima era così, noi ci andiamo dentro, qualcuno magari vende, qualcuno chiude il take profit, eccetera, eccetera, storniamo un po'. Riattacchiamo, ce ne sarà un po' meno di liquidità, perché da qui qualcuno ha venduto, take profit, eccetera, eccetera. E lo stesso vale qui e poi così via, fino a ridursi progressivamente. Quando la liquidità in offerta non è più sufficiente a sostenere la domanda di market order, sotto forma di market order, ecco che si ha la rottura dello stesso livello di resistenza, che poi, se ritestato dall'altra parte, diventa un supporto. E basta, questo è il senso, insomma. Poi ovviamente non è mai da teoria, ovvero che quello che succede è che abbiamo un test, due test, tre test e poi viene bucato, perché a volte viene bucato immediatamente al primo, a volte fa 5 test e poi comunque dampa di nuovo, insomma dipende poi dalle condizioni puntuali, però genericamente, se dovessimo voler dare una regola, sarebbe questa. Quindi al primo test dall'altra parte il supporto resistenza cluster è dove dà il meglio di sé, alla progressione dei nuovi test diventa sempre più debole. Un altro indizio che possiamo avere è che più volte è stato testato in passato e più dopo essere stato bucato diventa forte. Quindi una cosa di questo tipo sarà molto più forte che uno così.
Okay, che c'è più probabilità invece che venga recuperato perché è stato testato una volta sola contro le 4. Questo è un altro piccolo dato interessante. Possiamo continuare. Allora, ciao, oggi quasi in tempo. Che mi sono perso? Direi niente, se sei arrivato tipo 10 minuti dopo ti sei giusto perso i saluti. Ciao grandissimo, ma ciao anche a te. Buonasera, buonasera anche a te. Luke, come ti spieghi che due dei più seri solidi progetti DeFi, Curve e Compound da inizio anno contro USD hanno performato rispettivamente 57 e meno 30%? Speculazione, perché Compound all'inizio, non so se ti ricordi, ha fatto una bull run tremenda, cioè aveva fatto, boh, era partito, non ricordo da quanto, ma aveva quadruplicato, quintuplicato il prezzo nel giro di poco. C'era stata una speculazione stellare su Compound. E Curve non si è giocato benissimo la vendita iniziale, in realtà c'è stato un po' di screzio su quello, ma poi si è riassestato. Concordo con te che sono due dei progetti che sono, tra l'altro, le colonne portanti del mondo DeFi, perché sapete, la DeFi è tutta interconnessa l'una con l'altra, le piattaforme, quindi una non esisterebbe senza l'altra. Yearn Finance non esisterebbe senza Curve, senza Compound e senza Balancer, ad esempio senza Uniswap, e quindi vedete, è tutto un grosso ecosistema, e ovviamente queste Curve e Compound sono assolutamente le basi. E che dire, c'è il solito discorso valore-prezzo, che sono due cose completamente diverse, non vanno collegate assolutamente tra loro. Il prezzo è figlio di hype, è figlio di speculazione, mentre il valore è il valore concreto della piattaforma ed è quello che va seguito, chiaramente. Ciao Luca, pensavo di fornire liquidità a un pool sell ETH, ma essendo sell abbastanza illiquido come mercato, si rischia un impermanent loss? Purtroppo sì, purtroppo sì. Tra l'altro la liquidità bassa dà anche un altro rischio in realtà, che è il rischio di contrazione di liquidità, ovvero si chiama liquidity crunch proprio in gergo tecnico, che se tu dai a disposizione liquidità c'è il rischio magari che quando la vuoi riprelevare o hai dei premium molto alti da pagare, e poi è anche una forma di impermanent loss anche questa, oppure magari addirittura è finita la liquidità nel pool, ok? Esiste anche questa possibilità. E dipende, nel senso, io sinceramente i pool troppo illiquidi non li toccherei particolarmente, oppure utilizzerei poca liquidità. Il rischio si alza, questo senz'altro, e di solito ovviamente anche l'APY si alza, che vanno di pari passo alla fine questi parametri. Ciao Luca, finalmente riesco a partecipare alla live, sempre gasati ai massimi. Bravo, 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 complimenti, ben ritrovato, benvenuto, anzi, e spero che non sarà l'ultima della serie. Molto bello, sto imparando un sacco da tutti i tuoi video, dopo aver cominciato questo percorso durante il lockdown. Saluti da Bologna, grande, abitiamo anche vicini. E mi fa piacere, tra l'altro un sacco di voi sono arrivati durante il lockdown e mi piace un sacco l'idea che questo lockdown abbia invogliato un po' di persone a incuriosirsi su qualche aspetto strano dell'internet, tipo il Bitcoin, eccetera. Ciao Luke e ciao a tutti, se ti avanza un po' di tempo possiamo buttare un occhio al grafico di Polkadot, ci mancherebbe altro, poi ci andiamo assolutamente a dare un occhio. Io utilizzo l'applicazione mobile, non ho mai visto nemmeno uno di questi fantomatici scrigni di cui ho sentito parlare, sono solo io? Oddio, non lo so, non saprei proprio. Mobile, se c'è qualcuno che usa Twitch mobile magari ci può aiutare a dire se compaiono gli scrigni o no. Dovrebbero comparire, perché io prima ne ho visto uno anche su di me, anche qui da me. Riguardo alla mail per consigliarti dei video, non ti converrebbe farlo in modalità sondaggio con la possibilità di aggiungere opzioni? Sì, anche quello in effetti potrebbe essere un'idea. Ci devo pensare un po' come strutturarla, insomma. Un'analisi di Sol si potrebbe fare? Ma certo che sì, assolutamente. La facciamo poi. Però adesso un attimo, pausa, perché poi i grafici li guardiamo tra una decina di minuti. Adesso volevo srotolare un po' di domande. Ma la carta di Nexo ti è mai arrivata? Ti dico la verità, non l'ho mai richiesta, non ero intenzionato a usare il credito, a fare credito su Nexo, ma solo a dare liquidità. Luca, puoi guardare TNT Ether? Lo guardiamo tra poco. Ciao Luca, in ottica di cash and carry, come vedi la possibilità di sostituire lo spot con i leverage token di FTX e i futures, con l'obiettivo di levereggiare la posizione senza, mi piace questo termine, senza utilizzare il perpetual ed evitare così il funding? Allora, in realtà il cash and carry, appunto, bisognerebbe evitare il funding e quindi dovrebbe essere
mettere spot e future. Come si chiama? Il leverage token evitare come la peste bubbonica, proprio perché è un disastro, cioè non è semplicemente in leva 3 per, ma comporta il ribilanciamento giornaliero, quindi ti diverge completamente e se il mercato lateralizza ti disintegra i guadagni, quindi lascia perdere. Si può fare o con due futures a scadenza diversa, che però bisogna stare attenti perché quando ne scade uno e l'altro rimane aperto ti rimane una posizione sì e una no, quindi c'è da stare attenti magari a chiuderla. E l'ideale proprio è fare long spot short future, e in quel modo lì si guadagna dello spread, sotto ipotesi ovviamente di premium sul future, quindi di contango. Questo è un po' l'ideale. Ciao a tutti, oggi sono in ritardo, poco male, tanto lo sai che poi finisce dritto sul tubo questo video. Nota sul registro, esatto, così impari ad arrivare in ritardo, ci vuole la giustificazione la prossima volta, altrimenti fuori dalla porta. Se sappi che fai poco meno della metà delle views di Valentina Nappi, beh, questo è già un traguardo, poco meno della metà, cioè mi sento già importante, pensavo di farne tipo l'1%. Ciao Luca, hai visto l'ultima notizia di Crypto.com? Se ti riferisci al fatto dell'aver lanciato il suo, cos'è, una sottospecie di, cioè un fork di Uniswap anche lui, sì, ho visto, e la cosa mi fa ridere parecchio perché potrebbe dare via un nuovo trend, che qualsiasi exchange centralizzato fa il suo pool di liquidità, ma che cioè non ha nessun tipo di senso, cioè veramente zero senso, a parte pompare ancora un po' il loro token, tanto per cambiare, non lo so, non mi piace la cosa. Finalmente riesco a partecipare ad una live gasata ai massimi, grandissimo e benvenuto anche a te. Crypto.com nuovo Uniswap, dei poveri però. Luke, come fare per essere sempre aggiornati su news e nuovi token per scopi speculativi? Guarda, naviga un po' Reddit, Twitter, naviga un po' soprattutto Twitter per scopi speculativi. Alla fine, appena lo apro, ogni giorno scopro l'esistenza di 55 nuovi token, però mi raccomando, fai le tue ricerche, non ti fiondare a caso perché potrebbe essere un guaio. Puoi dare un occhio alla chart di Storge, va bene, poi ci andiamo a dare un occhio. Ero tentato di votare Si Mangia, a proposito, ha finito il sondaggio? Sì, avete votato quasi tutti sì, e quindi mi sa che lo faremo sto video su SushiSwap, mi sa che ci tocca. Puoi parlarci di EGLD, che è Errond Gold, giusto? Lo farei molto volentieri se sapessi qualcosa, in realtà non so niente di Errond Gold, ammetto la mia colossale ignoranza sull'argomento e dovrei informarmi un po', insomma, su questo come su tante altre altcoins. Oggi volevo in realtà condividervi questo, ogni tanto anch'io mi faccio qualche pippa mentale sulle piattaforme di DeFi e oggi stavo guardando Cream perché adesso un po' di yield farming voglio provare a farlo, insomma mi muovo un po' anch'io tra queste piattaforme. In sostanza Cream è un fork di Compound, non so se avete presente Compound, che permette di mettere in prestito le proprie coin per guadagnare una piccola rendita. Ecco, qui c'è la stessa identica cosa, però anche su Ether, ad esempio. Tra l'altro l'Ether messo in liquidità su Cream frutta il 17% annuo, quindi molto interessante e a rischio minimo perché è un semplice appunto lending. Poi ovviamente si può anche aprire dei prestiti, vabbè, non ve lo sto nemmeno a dire. E poi c'è lo step successivo, quello più speculativo, ovvero i pool, che in realtà si vedono meglio sotto reward, permettono di, in sostanza, è quello che è lo yield farming, ok? Adesso qui provo a fare quel passo in più. Se poi avete qualche domanda, fatemela, perché è un tema caldissimo questo, è un nuovo modo, è una nuova speculazione, no? Il cercare la rendita passiva più elevata che esista, però attenzione, a breve termine e con rischi, quindi sempre con tanta tanta attenzione. Cream è una piattaforma che ha fatto audit, quindi non parliamo dello smart contract nato così un giorno dopo l'altro come è stato per YAM, per chi c'era, insomma. E reward vuol dire che se noi forniamo liquidità a un pool, che può essere o il pool, in questo caso il pool Cream Ether di Balancer, vedete il mouse è qua sotto, oppure il pool Cream Ether di Uniswap,
possiamo poi mettere in staking i nostri token del pool stesso, ok? Che funziona che in sostanza quando noi mettiamo della liquidità in un pool, non so se qualcuno di voi l'ha mai fatto, noi mettiamo a disposizione, facciamo da liquidity provider o LP, mettiamo la nostra liquidità nel pool per guadagnare la rendita passiva, quindi la percentuale delle fees di chi fa gli swap sul nostro pool, la rendita passiva che ci viene data quindi da balancer da Uniswap ad esempio. Inoltre ci viene dato ovviamente un token che prova che noi abbiamo una quota di quel pool lì, no? E questo ad esempio su balancer si chiama BPT, su Uniswap è l'UniV2 e poi ovviamente il nome cambia in base al pool, ok? E se noi questi token li andiamo a mettere in stake, chiamiamolo, su certe piattaforme, come succede ad esempio su Yearn Finance, come succede su Cream in questo caso, noi andiamo a guadagnare i Cream. In questo caso guadagniamo dei Cream, è una forma di staking, ok? Questo introduce un gradino di rischio in più perché ci esponiamo a più piattaforme, noi abbiamo la liquidità da una parte ma anche dall'altra e quindi ovviamente abbiamo più possibili punti di fallimento, però ovviamente il guadagno è esponenzialmente più alto, soprattutto su quei token che sono particolarmente in corsa e infatti come vedete gli APY qui sono particolarmente aggressivi. Inoltre c'è questo bellissimo Cream Swap, che è il pool interno di Cream, che ovviamente non poteva esentarsi dal fare anche lui un bel pool di liquidità interno, che tra l'altro ce ne sono alcuni che adesso magari evito anche di andare su quelli un po' più complessi, però vabbè, no, anzi facciamolo giusto per sfizio, no? Non so se guardate questo qui, CRYETH, CRYYCRV, cosa sono sti token? In sostanza, di solito quando, ad esempio, se voi mettete Ether su Yearn Finance, nel Vault ad esempio, sapete, ne abbiamo parlato nel video, vi viene dato il token YETH, che è la prova che voi avete quell'Ether lì nel Vault. Questo token potete poi andarlo a mettere, ad esempio, su Cream, piuttosto che su Curve, piuttosto che su altre piattaforme, e andare a generare questi token composti, quindi prendere la liquidità, metterla da una parte, riceviamo il token che ce ne dà la prova, questo token lo mettiamo o in liquidità addirittura ancora da un'altra parte per ricevere un altro token che dà la prova di nuovo, e poi quel token lì lo mettiamo in staking su alcune piattaforme e si compone una rendita passiva una sopra l'altra fino ad arrivare a delle cifre esorbitanti che vedete abbiamo delle migliaia di punti percentuale. Bisogna fare puntualizzare alcune cose. La prima è che non è sostenibile a lungo, ovviamente, perché si vanno a saturare in fretta, se non si saturano in fretta vuol dire che c'è qualche fregatura e quindi bisogna stare attenti, c'è il rischio altissimo ad esempio di liquidità mancante, c'è il rischio altissimo che una piattaforma è non audited, quindi nuova, ci sono tutta una serie di rischi, quindi bisogna farlo con attenzione, magari se vi interesserà approfondiremo qualcuno di questi concetti, ma è la moda del momento dal punto di vista speculativo, quindi non più fare i trade in leva ma cercare di fare queste rendite passive in leva, che di fatto sono in leva perché a volte addirittura si utilizza, che ne so, Ether per aprire un prestito e prendere DAI, con quei DAI andare a metterli in qualche pool che poi lo vendi per Ether, con i quali prendi altri DAI e fai tutto questo circuito, no? È una roba veramente folle che c'è da uscirci di testa. Niente, oggi vi volevo presentare Cream. Ecco, uno dei grossi limiti purtroppo è che viste le altissime fees, le gas fees su Ethereum, per arrivare a break even nel giro di non troppo tempo c'è da movimentare delle cifre che non sono 1000 euro, insomma, quindi bisogna essere delle piccole balene, no, però neanche degli shrimps, neanche dei gamberetti, quindi niente, però ve lo volevo buttare lì così magari da incuriosirvi, perché mi piacerebbe che, cioè, è interessante da sapere al di là di tutto. Bene, ora che vi ho fatto scappare tutti andiamo avanti. A parte gli scherzi, stasera vado davvero a mangiare il sushi al ristorante, bravo. Poi infatti alla fine quando chiedi il conto chiedigli se ti danno anche qualche token sushi, magari te lo danno, oppure pagali in sushi.
Ciao Luca, dobbiamo sentirci, contattami quando puoi. Volentieri, molto volentieri. Mi piacerebbe poter riuscire a leggere meglio i grafici e leggere meglio i numeri, sarebbe bello, ma non si vede bene. Mi spiace, caspita, mi spiace un sacco. Cioè io qui da PC li vedo abbastanza bene i numeri, però io ecco, ultimamente cerco di dirli oltre che farli vedere. Sono previste altre live con Sebastian di The Sandbox, ma al momento no, in verità, perché non ho ricevuto tante richieste neanche da voi, però se avete qualcosa da chiedere o magari se ci saranno aggiornamenti nella piattaforma potremmo tranquillamente riorganizzarla, tanto anche lui si è trovato molto bene, gli siete piaciuti un sacco come community, quindi sicuramente sì. Ho stoppato un tuo video per seguire la live, ormai è come se fossi in casa con me, fantastico, diventerai pazzo ormai, malato per le cripto. Neo Boom Boom, incredibile. A proposito di Serum, hai già provato il DEX? In realtà ci ho dato un'occhiata ma non l'ho utilizzato concretamente. Se ho capito bene, il token di Upbot verrà listato proprio su Serum, verrà listato anche su FTX secondo me, e sì, anche su Serum indubbiamente, perché ormai vanno un po' a braccetto. E sì, tra l'altro è abbastanza proibitivo la IO di Upbot, perché serve un minimo di trading volume di $50,000 mi pare negli ultimi 30 giorni. Beh, proibitivo neanche troppo, però insomma non è proprio per tuttissimi. Ciao, come faccio a vedere profit and loss su Binance, su futures intendi? Ma dovresti vederlo proprio nei tuoi risultati sotto, così cioè proprio la finestrella dove vedi tutto lo storico delle posizioni, quelle aperte vedi l'unrealized ovviamente e quelle chiuse quello realized, posizione per posizione. Io ho order buy a 9200 su BTC, troppo basso secondo te? Ma cioè, se hai un setup sicuramente no. Detto così può essere tutto, può essere niente, l'importante ovviamente è avere un setup, cioè perché 9200, cosa ci trovi lì, e in tal caso sicuramente avrai il suo perché. Ciao Luca, osservando gli ultimi esorbitanti costi delle fee su Ethereum, pensi che sia un segnale di overflow su quel protocollo? Pensi che la DeFi debba trovare altri protocolli più performanti oppure vedi soluzioni più semplici? Guarda, in realtà mi fa pensare a due cose. Da un lato che ovviamente questo è uno stress test fortissimo per Ethereum, quindi una parte della risposta è sì, nel senso che la DeFi non si può al momento concentrare così tanto su Ethereum a meno che non si implementino soluzioni di scaling, che ci sono, ci sono altri layer che si possono utilizzare per snellire un po' le transazioni su Ethereum. Parlavo prima di looping con le ZK rollups, che è un metodo intelligente per compattare le transazioni e evitare di pagare così tanto in fees. Poi ad esempio c'è OhMySGo, ci sono altre insomma delle chain a parte che fungono da secondo livello per Ethereum per andarlo a snellire un po', e qua si possono utilizzare. Ad esempio OhMySGo viene utilizzato da Tether adesso in parte, e quindi una parte magari anche senza uscire da Ethereum, però utilizzando degli altri layer, perché ahimè cioè nel senso è così, è selezione naturale, è evoluzione naturale, anzi il mercato DeFi, il mondo DeFi è su Ethereum, Ethereum è la DeFi, le altre per adesso sono delle imitazioni, ok? Anche Tron, che comunque non si sta muovendo male, è comunque un'imitazione, non mi si venga a dire che Tron è la DeFi perché è venuto dopo, adesso è su Ethereum, ci sono tutti i vari blocchi, tutte le varie dApp, e quindi è lì, c'è poco da fare. E se si pagano delle gas fees così alte, vuol dire che c'è chi è disposto a pagarle. Questo purtroppo è tutto a svantaggio nostro. Perché? Perché va a finire che diventa un qualcosa che favorisce chi ha tanti capitali, guarda caso, alla fine va sempre a finire così. E comunque chi è disposto appunto a pagare così tante fees, che è ovviamente chi movimenta alti capitali, perché se uno vuole movimentare liquidità di 1000, 5000 euro, non è che è disposto a pagare 100 euro per ogni transazione, che diventa il 10% del volume totale. Se uno movimenta 10 milioni, 20 milioni, 15 milioni, che gliene sbatte di 100 euro? Assolutamente niente. Questo purtroppo è un contro del sovraccarico di Ethereum. Quindi da un lato
usare soluzioni di scaling e utilizzare magari sì anche altre blockchain ove possibile, dall'altro ovviamente evitare di saturare di cose inutili Ethereum, perché comunque al di là della DeFi ci sono un sacco di schemi Ponzi, ci sono piattaforme DeFi completamente inutili, e credo che questo, una volta che si sgonfierà questa bolla iniziale, perché la DeFi è comunque ancora in bolla, il fatto che continuano a nascere queste piattaforme composte l'una sull'altra, non è sostenibile a lungo, quindi prima o poi succederà qualcosa che va a scremare un po' tutte, a scrimare tutte queste piattaforme inutili, e quindi credo che si riassesterà un po' meglio. Questa è un po' la mia visione, però sicuramente anche poi l'utilizzare altre blockchain può essere una soluzione, a patto che si possa comunicare anche con Ethereum. Quella, secondo me, al momento è la condizione necessaria. Ciao Luca, ciao a tutti. Finalmente riesco a partecipare alla live. Grande e benvenuto. Ti seguo sempre sul tubo. Ti propongo di commentare una coin che non commenti da un sacco di tempo, IOTA. Il progetto di fondo è veramente valido e ha stretto un sacco di partnership con aziende di tutto livello. Ma il prezzo vedo che non si muove. Sarà perché lavora sul Tangle e non sulla blockchain? Ma guarda, IOTA mi sembra che non se ne sia più parlato tanto. Non ho visto tanti sviluppi, tante cose. Poi magari non sono aggiornato io. Infatti il nostro VeChain Holder ci dice, ci suggerisce, lui che è sul pezzissimo sulle altcoins, IOTA non dà spunti nuovi purtroppo. Se ti piace il discorso non blockchain, dai un'occhiata a HBAR, che è Hedera Hashgraphs, giusto? Dovrebbe essere quello. Ciao Luca, secondo te ha senso mettere a confronto i grafici odierni con quelli passati, 2016? Se anche ci fossero similitudini, avrebbe senso pensare che possano comportarsi allo stesso modo? Ti dico la verità, allo stesso modo no, mai questo. Cioè il dire che se un qualcosa, se ci sono due grafici sovrapponibili, allora l'esito sarà lo stesso, è sempre sbagliato, è una presunzione questa. Tuttavia, al di là di questo, potrebbe avere senso andarli a confrontare, ma solo a scopo appunto di confronto, nulla di particolare. Luke, ma come ti sembra questo airdrop di Bell Token? Io ho messo in stake un buon numero di BNB, ma per adesso sono entrati meno di 20 token in due giorni, poca roba direi. Guarda, cioè, basta vedere quanti token ci sono in stake in totale, che è veramente una quantità ciclopica. Allora andiamo a vedere se lo troviamo. Allora, era qui Launchpad. C'era veramente una quantità incredibile di BNB in stake totali. Si vedono da qua. Adesso appena me lo carica. Dai, entro domani ce l'abbiamo fatta, ve lo prometto. Forse, non sono neanche così sicuro. Niente, è crashato. Sono talmente tanti che è crashato. Vabbè, niente, io ci avevo provato. Candida più per il launch. No, io volevo vedere Bell, ma... Ah, ma forse perché slash it non lo in italiano non c'è. No. Aspettate. Che ero curioso anch'io di vederlo più che altro. Facciamo così. Che ci sono un po' di bachi, eccolo. Nella versione italiana del sito ci sono un po' di bachi. Non so se l'avete notato anche voi. Comunque ci sono soltanto due bricioline proprio. 17.511.953 BNB in totale. Quindi immagino che non sia così facile ottenere questi bel. Però tieneteli stretti, perché secondo me questo modello di vendita iniziale... farà vedere delle belle. Sono curioso di vedere quale sarà l'esito. Poi, hai sentito parlare del servizio DeFi Swap lanciato oggi da Crypto.com? Se sì, cosa ne pensi? Una cacata pazzesca, ecco cosa ne penso. Perché di DeFi non ha niente, è un exchange centralizzato e quindi non è DeFi, è un fork di Uniswap, ma comunque è molto, cioè la buona parte della liquidità arriva da loro, insomma è un po'... No, cioè, mi fa quasi sorridere, cioè c'è solo del gran incentivo a holdare, a cercare di far holdare i token CRO.
Eccomi, ciao, buonasera a tutti. Grande, ben ritrovato. Finalmente riesco a vederti live e ne ho approfittato anche per abbonarmi con Prime. Bravissimo, continua così. E io ti ringrazio veramente tanto. Vi ricordo a tal proposito che se volete partecipare alla community dando un piccolo contributo, se avete Twitch Prime, se avete Amazon Prime, quindi potete abbonarvi gratuitamente al mio canale cliccando in basso a destra abbonati e mi fate una piccola donazione. Vi ricordo che ogni mese va rinnovato. Per voi è a costo zero se avete Amazon Prime, quindi grazie mille a chi lo fa. Ciao Luca, oggi un po' in ritardo ma comunque presente, meglio tardi che mai, dai, io dico sempre. Dunque, adesso però è il momento di buttare un occhio ai grafici perché stiamo andando veramente tanto. Allora, cominciamo con Bitcoin, di cui in realtà abbiamo già parlato poco tempo fa, intanto sushi continua a pompare, tutti a mangiare i sushi stasera. Allora, andiamo un po' a vedere cosa sta combinando Bitcoin. Allora, eravamo rimasti che facciamo il solito recap, ve l'ho detto, supporto, ex supporto, questo clusterino qua che al momento è la resistenza principale, quindi aspettate, facciamo una roba innanzitutto, tingiamola di rosso sangue, tac, e salviamo. E quindi questa è la principale resistenza, perché prima abbiamo fatto questo top che è una lateralizzazione, un top a forma di range. Questo top è stato violato a ribasso nel momento in cui abbiamo bucato con violenza questo cluster, quindi con la candela piena, con volumi, senza segni di domanda, eccetera eccetera eccetera. Dopodiché si è arrestato il dump con la formazione di un range molto stretto, molto piccolo, che ha l'ampiezza di, va da 10.150 circa fino a 10.450, quindi $300. È un range nel quale operano soltanto, cioè immagino operino soltanto i trader intraday, perché sui range così piccoli non si può operare ovviamente su un time frame giornaliero, perde completamente di senso, perché questo è come se fosse un livello unico per un time frame come quello giornaliero. E quindi operano i trader intraday, gli altri stanno a guardare, aspettano, i volumi calano e nel frattempo si accumulano posizioni. Ci sarà da vedere poi quale sarà la direzione netta di queste posizioni accumulate alla fine. Che cosa ce lo dirà? La direzionalità del prossimo movimento. Per adesso gli unici segni, le uniche impronte che possiamo vedere sono queste shadows. Queste shadows sono impronte di ordini di acquisto, ok? Qua sono stati fillati dei bei long che poi non sappiamo se sono stati chiusi a range high, non sappiamo come sono stati gestiti, ma questa è l'unica evidence, l'unica prova che abbiamo in questa scena del crimine, quindi prova che è passato qualcuno e ha acquistato. Non so se avete visto la mia fantastica maglia dei bassotti oggi nel frattempo, vabbè. Quindi questa è l'unica cosa, per il resto ci stiamo muovendo in lateralità. Fin tanto che non violiamo uno dei due cardini del range, non si sa veramente tanto, cioè non c'è veramente niente da dire, c'è solo da aspettare. Le probabilità che cosa dicono? Allora, solitamente quando si ha una direzionalità molto forte che fuoriesce da una lateralità e poi ci si mette a lateralizzare, ahimè, solitamente l'esito è negativo, però mai dire mai, soprattutto perché in questo caso siamo in un contesto bullish di macro. Se noi andiamo a vedere il mensile e facciamo che lo guardiamo su un altro grafico, perché qua è un porcile, altrimenti che ci ho fatto tutti gli appunti per il giornaliero. Allora, sul mensile, come potete vedere, abbiamo innanzitutto il falso breakout, perché abbiamo questo livello che non siamo stati in grado di mantenere. Tuttavia abbiamo anche questa zona più o meno, insomma giù di lì, tac, 9.500 e dintorni, che è una ex resistenza e quindi un neonato supporto per il time frame in questione, il mensile. E se ci vogliamo aggiungere anche un pochino di liquidità, possiamo anche metterci un po' alla zona sopra, dove ci sono un po' di shadows, che prima era liquidità in offerta, solito discorso che abbiamo fatto prima. Qua non si tratta di un cluster, oddio, volendo fare i pignoli si può andare a evidenziare anche questo clusterino qui, guardatelo com'è bello, però personalmente non ci darei troppa importanza, ma tenderei a dare più importanza a un livello più recente come 9.500. Però vabbè, facciamo
quelli che vogliono vincere facile e quindi facciamo una giga area unica e facciamo che questo attualmente è il nostro pool di supporto, va bene, su time frame mensile. E quindi questo potrebbe essere un bullish retest, chiamiamolo, ok? Quindi una sorta di breakout, retest e poi ovviamente deve essere confermato, se così vuole essere, altrimenti non lo sarà. No, questo mi piaceva tenerlo e aspettate, lo voglio anche tingere di verde che porta benissimo, così poi pompiamo e lo salvo. Niente, quindi il macro come vedete è bullish, non è bearish ancora, diventerebbe bearish nel caso di, cioè in realtà nel caso di lower low, perché prima del lower low non si può parlare effettivamente di struttura bearish. Adesso, seppur di poco, abbiamo fatto un higher high, quindi questo va un pelino considerato, anche se potrebbe, cioè se adesso facciamo, per dire, una candelona di offerta grossa così, questo diventa davvero un falso break. Abbiamo un engulfing sul mensile, abbiamo la perdita di un supporto, quindi capite bene che anche se non facciamo un lower low si mette molto a rischio la struttura macro. Però ecco, teoricamente potremmo trovare supporto in quest'area, magari anche più in basso, come ad esempio da queste parti, 8.500 è una zona che tutto sommato ci può anche stare, e poi potremmo anche fare un higher low un po' più in basso in teoria senza perdere la struttura. Chiaramente cosa succede? Più scendiamo, quindi più supporti perdiamo, più l'offerta si fa prevalere sulla domanda e più diventa difficile recuperare, perché ci vuole più tempo e si perde un po' l'entusiasmo, il cosiddetto momentum, ovvero la spinta verso l'alto da parte del prezzo, e quindi chiaramente diventa un po' più difficile. Se adesso facciamo un bel bullish retest, idealmente addirittura chiudiamo il mensile sopra i 10.008, sarebbe uno spettacolo, perché questo sarebbe una sorta di fail swing sul mensile e poi una continuazione rialzista, via, moon to the moon e siamo tutti belli contenti. Però ovviamente dobbiamo stare a vedere. Quindi macro bullish. Sul time frame giornaliero invece inizio ad avere qualche piccolo dubbio, perché vedete, ve l'ho detto, c'è il discorso che stiamo lateralizzando dopo un impulso ribassista. Io sapete che sono mio malgrado long, perché mi si era aperta questa posizione che sto seriamente valutando di chiudere, perché non era questa l'ipotesi che mi ero prefissato, l'ipotesi era quella di flash dump. Tuttavia potrebbe essere una deviation ancora, quindi questo potrebbe ancora sussistere. Lo scenario ideale per il long al momento è il reclaim degli 11.000. Prima forse no, perché anche se dovessimo rompere il range a rialzo, questo sarebbe un trade di breve e un trade non facilissimo, permettetemi di dire, perché comunque andrebbe fin qua. Vi ricordo, ne abbiamo parlato prima con la domanda di Giuseppe, approfittando della domanda di Giuseppe, del fatto che qua abbiamo un cluster che è stato testato molte volte in supporto e adesso abbiamo il first test da fare in resistenza, e quindi è un bersaglio ostico da sopraffare. Al contrario, il breakdown potrebbe dare spunto di short, ma a mio parere sempre sul breve, perché vedete che si arriva a 9.500, che è il clusterino sottostante che dovrebbe fungere da supporto. Una volta che invece perdiamo tutta questa struttura, quindi scendiamo sotto gli 8.500, quindi supponendo una roba così addirittura, che sarebbe bruttissimo come scenario, allora ahimè la struttura diventa brutta, e quindi io inizierei magari a cercare gli short o una copertura, un edge short. Però per il momento il mio piano lo short non lo prevede ancora. Io seguo al momento innanzitutto le intenzioni che abbiamo con questo range e poi con i livelli immediatamente vicini, limitrofi, che sono questi due, sono i livelli chiave. Poi continuiamo con Atom, le mie fantastiche altcoins. Atom, che ho la mia posizione aperta qui, stop loss
questo. E vabbè, ha reagito benino, però siamo anche in questo caso in un range. Io, ecco, spero di non annoiarvi aggiornandovi ogni volta sulle mie posizioni, ma mi sembra giusto, visto che comunque sono posizioni che seguo molto da vicino, aggiornarvi e dirvi un po' la mia di volta in volta. Ve l'ho detto, piccolo range, sopra abbiamo questa formazione a punta che è bruttissima, che è un bel peso sulla testa. Tuttavia, se dovessimo attaccare, rompere a rialzo, in particolare magari bucare questi livelli di questi pool di liquidità qui, anche se non so se varranno ancora, sicuramente un po' di spazio per salire c'è. Sicuramente, altrettanto sicuramente, punto a fare però un take profit, perché qua diventa meno da trend follower vedendo questa formazione puntiforme, e un take profit potrebbe proprio essere in questa zona 5707, perché potrebbe voler andare a prendere la liquidità qui sopra per poi andare a ritornare ribassista, fare un po' di uno sweep, insomma, di questi high, e quindi lì tengo d'occhio quel livello. Poi abbiamo BNB che spinge e è bello bullish, mi sta piacendo, sono sempre rimasto dentro. BNB ci ha dato 28.500 opportunità di entrare long, questa era la mia area se vi ricordate, e che dire, ci sarà un'altra opportunità più trend follower, perché vedete la struttura è questa, storno, cioè macro, super macro, cioè il più macro possibile è rialzista, perché tutti gli high sono higher come vedete. E abbiamo questa fase di bolla, vedete, tac tac, che l'abbiamo pagata cara perché abbiamo pompato un sacco e poi abbiamo stornato per praticamente un anno, e questo è il costo di una bolla. Poi siamo arrivati a lateralizzare finalmente, abbiamo fatto questa piccola deviation e poi il reclaim. Vedete, a me piacciono molto queste situazioni, che è analoga, se vogliamo, anche a quella potenzialmente che si potrebbe formare su Bitcoin, guardate, è per questo che ve la stresso sempre questa possibilità. Abbiamo un range, un breakdown, un altro range, e poi se facciamo così, cioè questo è un bel reclaim, questa diventa una deviation e quindi è un bel setup bullish, e quindi tenetelo d'occhio, questo ne vale davvero la pena. Se state cercando il long su Bitcoin potrebbe essere un bello scenario da seguire, da valutare. Quindi su BNB, tornando invece a noi, lo scenario al momento è che siamo ritornati all'interno del range con una prevalenza di domanda, però. Tra l'altro adesso il launch pool, la nuova trovata lì di BNB per fare la sua IO, quindi far mettere in staking i BNB, che crea una paralisi di offerta, cioè diminuisce l'offerta e aumenta la domanda, è stato geniale. E quindi adesso abbiamo questo range high che va dai 24.000 ai 26.000 sat da affrontare. Se lo rompiamo si crea un'opportunità di long molto più macro, perché questo diventa un pool di liquidità in domanda e quindi si crea una possibilità di trade di questo tipo, ok? Conoscendo BNB e Binance, insomma, sappiamo bene che vale sempre la pena seguirlo, perché il buon CZ sa come muoversi. Poi abbiamo Ether che non sa benissimo ancora cosa vuole combinare, perché si muove all'interno di questo range su time frame settimanale. Il macro chiaramente è bullish, come vedete, perché abbiamo un susseguirsi di higher highs e higher lows sul settimanale e stiamo sfidando il primo pool di offerta. La rottura di questo pool di offerta, soprattutto se adesso ci lateralizziamo un po' intorno, sarebbe veramente pazzesco, perché potrebbe far partire un bel rally di Ether destinato a toccare gli 0.056, quindi da seguire con molta molta attenzione. Tra l'altro, vabbè, Ether adesso col boom della DeFi, dal punto di vista macro, i cosiddetti fondamentali sono forse ai massimi storici, secondo me. Basta, questo è quanto, adesso passerei la palla a voi. Non mi ricordo, mi avevate chiesto qualcosa ma non me lo ricordo già più, vi prego ripetetemelo, abbiate pazienza per il mio Alzheimer, ormai l'età galoppa e io dimentico le cose. Allora arrivato ora, poi rivedo sul tubo, hai già detto la prossima alt da 100 per scherzo? No, non l'ho detta in realtà, mi stai trollando. Per caso conosci Morpher? È una piattaforma DeFi che permette di comprare e vendere azioni reali utilizzando il token della... non la conosco.
conosco, non la conosco, mi spiace. Ciao Luca, potrei dare la tua view sul grafico di Algorand? Certo che sì, volentieri. Allora, Algo BTC, vediamolo subito, giornaliero. Allora, facciamo il settimanale. Il settimanale deve fare, per diventare appetibile, un break da questo livello qui, insomma. Purtroppo fa un po' fatica, perché ci ha provato una volta. Adesso si era creata questa zona di liquidità, vedete, l'è andata a prendere e poi ha ridampato, brutto segno. Il problema è che adesso se n'è creata un'altra, che è questa qua. Scusate, volevo fare così. Questa qua. Poi sul settimanale sempre abbiamo questo rettangolone qua di resistenza, che è un cluster di prezzo in questo caso, e quindi abbiamo sulla testa un po' di mattoni, ok? Sotto potremmo considerare come supporti ad esempio anche questo qui, se lo riconquistiamo, perché al momento non sembra che ci sia tanta domanda, è pronta a galoppare. Ti dico la verità, è un grafico che a me non comunica nulla e sul quale non opererei, mamma mia, non opererei, perché è un po' troppo spiaccicato a ribasso. Quindi io, per operarci speculativamente, attenderei perlomeno un break di questa zona, che è lontano, ma è quello che aspetterei per avere almeno un'inversione di struttura un po' più solida che questa cosa qua, che sì, è higher high, higher low, però non mi convince ancora appieno. Vedete che poi ritraccia in profondità, insomma non c'è una chiara direzionalità, non mi convince appieno, ripeto. Andiamo a prendere il gap del CME. Bella domanda, potrebbe rimbalzare sul gap del CME. Il gap del CME è una di quelle cose alla quale io non credo più di tanto, però poi la realtà dei fatti mi dà sempre torto. Non so che dire, non so veramente che dire. Puoi fare un confronto Synthetix Bitcoin giornaliero 4 ore? Ma certo, andiamolo a vedere, ce l'ho pure qua Synthetix. Ecco, Synthetix è un'altra di quelle piattaforme che sono le colonne portanti della DeFi, e non a caso, guardate che bomba sto grafico, è una bomba atomica. Abbiamo soltanto questo clusterino di pausa, che in realtà c'è anche lì, però vabbè, di supporto, che è già stato utilizzato come pesca. Però tu mi hai chiesto giornaliero, quindi andiamo a vedere il giornaliero. Nel giornaliero abbiamo questo supporto inoltre, e abbiamo in alto una resistenza che è questa inizialmente, poi abbiamo il top, ok? Quindi al momento sta lateralizzando, sta trovando un po' la sua quadra, è una lateralizzazione rettangolare, perché abbiamo, vedete, un test tale quale degli alti e dei bassi. Quindi deve un po' capire se vuole rompere di nuovo a rialzo, e in tal caso si potrebbe poi andare a puntare ad un entry in questa zona in caso di dip, o altrimenti, se volesse andare a rompere a ribasso, lo possiamo aspettare un po' più giù. Se dovesse rompere a ribasso, abbiamo i 21.000 sat che ci aspettano, che è un bel dump, però vedete che bel supporto che c'è qui, sarebbe un sogno vederlo lì, ok? Quindi questi sono un po' i livelli sul time frame giornaliero. Lo scenario attuale è di ranging col macro bullish. Andiamo a vedere invece le 4 ore, consci di questo, se ci dicono qualcosa in più, ma in realtà secondo me non ci dicono molto di più. Ecco, ovviamente se operiamo sulle 4 ore possiamo introdurre un'operatività sul range. Quindi, per fare un banale esempio, se adesso andiamo a fare nel prossimo attacco una pesca di liquidità e poi ritorniamo dentro al range, abbiamo un setup short con target, range middle e range low. Il range middle lo possiamo andare a individuare qua, che vedete a 50.000 sat, 1, 2, insomma 3, c'è qualche
punto, qualche segno che ci fa capire che è valido, e quindi short, oppure vabbè, in caso di break ovviamente ritorniamo a crescere, quindi non è più uno scenario di ranging, altrimenti qualora dovessimo già rimbalzare e quindi vedere degli engulfing di offerta, potremmo già impostare magari un piccolo short con qui sopra e con target sempre range middle e range low. Questa è un po' la banale operatività in range. Si guardano i falsi break, si guardano i movimenti interni se c'è direzionalità all'interno e si guardano chiaramente poi i breakout e i breakdown qualora dovessero accadere. Questo è un po' synthetics, considerando che il macro è bullish, ovviamente si dà priorità a ai long, perché il macro è bullish. REN e Solana, andiamo a vedere che Solana, ecco, qualcuno me l'aveva già chiesto, ora che mi viene in mente. Solana, che è la blockchain su cui è costruito Serum, e per questo potrebbe diventare ghiotta, nonché per le manipolazioni del buon Sam, sta lateralizzando al momento in maniera anche violenta, oserei dire. Quindi io sinceramente adesso non lo toccherei più di tanto. Vediamo se il settimanale dà qualche spunto. Vabbè, ne dà uno, ma parecchio lontano, che è qua, questo clusterino a 15.700. Poi ci sarebbe quest'altro clusterino qui, che però è già stato mangiato a dovere. Vedete queste shadows qui? Non lo so. No, io al momento, dico la verità, non lo toccherei più di tanto, perché è in crescita parabolica e è in turbolenza. Se vedete queste ultime candele lo capite. Quindi Solana io starei un po' buono. Andiamo a vedere REN, che è un altro gran bel progetto. REN purtroppo, beh, a parte che sono uscito dalla posizione, avevo lo stop qua, vi ricordate la posizione su REN, che era stata bella perché da qui siamo arrivati qui ed è stato molto bene. E il problema, guardate, è che adesso questo range low, se in realtà il range low è qui, però la liquidità in offerta va a finire fin lì, perché ci sono le shadows, tac, qua. E purtroppo sembra che stiamo facendo un bearish retest, tac tac. E quindi vediamo, nel caso fosse così, abbiamo un'altra zona di supporto che è situata tra qua e qua. C'è il clusterino e le shadows, quindi questo potrebbe essere un buon, tra l'altro ci ha già pescato addirittura, un buon punto dove tenere sotto controllo eventuali palesarsi di domanda, un po' come è già stato qui, ok? E quindi niente, questa è un po' la conformazione su REN. Chiaramente l'ideale per il long sarebbe il reclaim di questo livello, come sempre d'altronde. Vediamo un po' come si comporta. TNT Ether, è vero, anche tu me l'avevi chiesto. TNT Ether. In Ether, tra l'altro, non ho praticamente mai fatto... Mi stai super cazzolando. Cioè, davvero, vuoi che analizzi questo grafico? Dunque, che dire? Allora, cosa possiamo vedere? Che sicuramente è bearish. E basta. In realtà no, non credo che aprirei un long nemmeno con i soldi di qualcun altro su questo grafico, perché neanche del mio peggior nemico. È agghiacciante, è uno dei grafici più bearish che abbia mai visto. Grazie per la segnalazione, molto bello. BTS, giusto, anche questo mi avevate chiesto. BTS, BTC. BitShares, è vero, esiste ancora BitShares. Oddio, che fa? Anche qua andiamo proprio a esplorare delle nicchie strane. Che dire, anche qui non credo che lo longherei mai. Cioè, l'unico mini spunto che c'è, ma che non basta assolutamente, è questa cosa, ma cioè anche lì l'ha rotto, si ha superato, però poi ha subito ridampato al suo interno. No, ci stiamo lontani, facciamo così. Bene, amici miei, che dire, io a questo punto quasi quasi vi saluto, perché abbiamo fatto la nostra chiacchierata, abbiamo visto un bel po' di coin, e quindi io quasi quasi vi saluterei, anche perché
le più interessanti le abbiamo viste, non c'è più neanche tanto da dire. Abbiamo fatto anche il nostro piccolo excursus su qualche nuova piattaforma DeFi, abbiamo parlato di yield farming, insomma mi è piaciuto, mi piacerebbe appunto in queste, nelle live, che sono un po' l'occasione dove abbiamo più tempo a disposizione, andare ad approfondire qualche nicchia in più, come può essere lo yield farming, che qualcuno viene spaventato solo dal termine, si tende a dire che è tutto ponzi, scam, in realtà no, non per forza, come Yearn Finance, che adesso arriva su Coinbase Pro, tra l'altro, è tutto fuorché uno scam, ragazzi. Qua sono, cioè, si parla veramente di la componibilità di queste piattaforme è curiosa da seguire, perché seguirà una dinamica di evoluzione naturale anch'essa. Sicuro di scam ce n'è pieno il mondo, c'è sushi, sashimi, poi cosa c'è? Sashimi c'è davvero, è nato tipo tra oggi e ieri, è nato anche sashimi, poi c'era kimchi, c'era pizza, hot dog, insomma è una comica. E poi ovvio che uno pensa che sia tutto scam, ma attenzione, perché non è tutto scam, la base è altamente concreta, altamente interessante, ed è veramente un qualcosa di pazzesco se ci pensate. Su larga scala va immaginato, un po' più evoluto di adesso, che adesso buona parte della liquidità è usata solo per rigirarla da una piattaforma all'altra, ma siamo agli inizi, c'è tutto da vedere. Non vedo l'ora che si sgonfi questa benedetta bolla e si possa continuare a vedere applicazioni un po' più concrete e meno finalizzate a speculare sul nuovo token del momento, sul cibo del momento. Detto questo, io vi ringrazio come sempre per avermi seguito, vi faccio un carissimo saluto, mi raccomando state sempre sul pezzo sui vari canali social, Telegram, Facebook e Discord, perché vi voglio presenti dappertutto, così se avete dubbi, domande, se volete vedere i miei trade, le mie analisi, le mie posizioni, le trovate lì. E noi qui live ci rivediamo martedì prossimo. Buon weekend a tutti quanti e un carissimo saluto di nuovo. Ciao!